Simone Sorrentino, 3 gol all'esordio dell'Ingegalle, non è bastato, peccato perché comunque eravate 2-0. Purtroppo non siamo riusciti a gestire anche per il fatto che comunque c'eravamo meno gambi e purtroppo abbiamo fatto fatica a tenere il risultato. Poi eravamo riandati in vantaggio subito 3-2, però purtroppo quando si fa sentire la stanchezza si fa fatica a tenere il risultato. Poi comunque loro erano una buona squadra. Infatti che impressione ti ha fatto? Perché comunque siete subito partiti e un tuo gol ha sbloccato la partita. Senza dubbio un'ottima squadra, anche perché comunque Kracium sembra l'1-7, un giocatore che tecnicamente veramente fa la differenza. Quindi veramente una buona squadra, penso che possa arrivare in fondo. E adesso col girone come si mette? Noi con 3 punti si metteva bene, ma con 1 bisogna vincere, fa almeno una vittoria e cerca di non perdere. Pietro Cappuccilli, il gol decisivo è stato il tuo, ma quanta sofferenza prima di raggiungere questi primi 3 punti? Sì, parole sante, è stata una partita molto difficile, loro squadra molto organizzata, giovane, correvano da tutte le parti, però fortunatamente siamo riusciti a portare 3 punti a casa. Dicono che questo sia il girone di ferro dell'Ingegallen, era importante partire col piede giusto. Sì, sicuramente sì, sono squadre molto forti, la squadra che ha vinto l'anno scorso il torneo, quindi partire bene è importante. Con che ambizioni partecipate a questa 28ª edizione? Andiamo avanti partita a partita, vediamo, insomma, siamo di qua per far bene, dai, poi vediamo man mano quello che succede.